Una delle percentuali più famose, più importanti, più riconosciute nel trading è questo 90% dei trader che perdono. Ogni volta chi si avvicina al trading in qualche pagina Facebook, in qualche blog, in qualche sito internet, insomma da qualche parte avrà sicuramente letto che il 90% di chi fa trading tende a perdere denaro. Negli ultimi tempi avete visto come i broker che danno la possibilità di tradare i CFD hanno dovuto per ESMA andare a dichiararlo, quindi nel proprio sito, quanto è questa percentuale, ed è questo è un dato che viene aggiornato penso mensilmente o trimestralmente, ma questa percentuale non cambia che voi tradiate future, che voi tradate azioni cash, insomma chi tende a fare trading tende a perdere denaro. Allora, i motivi per cui questo 90% è così, diciamo, molto riscontrato nell'attività di trading, credo che sia per vari motivi. Diciamo che però tra i più importanti ci sono soprattutto un paio di motivi che vado a ricondurre in due aree, diciamo. La prima area di chi tende a perdere nel trading, o comunque questo fattore avviene, perché? Perché chi si affaccia al trading spesso è una persona che tende ad avvicinarsi e a provare subito a fare trading, nel senso che, per esempio, vediamo questo periodo storico, nella situazione in cui siamo, io come Arduino, ma noi di YearForex abbiamo ricevuto svariate mail negli ultimi mesi, da quando appunto è scattata questa crisi del coronavirus. Dove alcuni magari erano a casa, alcuni in cassa integrazione, alcuni addirittura hanno magari perso il lavoro e la domanda era se facevamo appunto corsi o avevamo dei servizi didattici perché vogliono fare trading, perché appunto hanno più tempo o addirittura hanno completamente il tempo perché non hanno più il lavoro di prima. Allora, una delle cose con cui ci si avvicina a questo lavoro, una delle caratteristiche con cui si avvicina a questo lavoro, non deve essere la caratteristica della, come dire, di andare nel trading perché non si ha più un sostentamento economico. Credo che sia la cosa peggiore questa e tante volte chi inizia a fare trading vede una possibilità di guadagno, magari anche spinto da alcune pubblicità un pochino ingannevoli, alcune società di formazione anche un pochino spinte che ti danno l'idea che con una formula magica si possa risolvere il problema del trading, cioè il problema del trading, si riesca a fare trading a tempo pieno, insomma, ovviamente togliamo ovviamente questa cosa, non è il topic di oggi, però voglio farvi capire che l'entrata, l'approccio nel fare trading già è sbagliato, nel senso che se io mi approccio al fare trading già con quella mentalità lì, dove devo per forza ricavarmi uno stipendio, devo per forza trovare i soldi per pagare le bollette, insomma, magari anche con pochi soldi nel mio conto di trading e soprattutto con poca formazione e poca esperienza, è ovvio che farò fatica. Voi provate a pensare che chi apre un conto di trading non deve avere nessuna esperienza, cioè non è necessario avere esperienza. Quindi io mi avvicino a questo mondo, magari così anche un po' per scommessa, vedo che è molto semplice attivare un conto, aprire un conto con qualche migliaia di euro, addirittura anche meno, e cliccare e provare a, no, scommettere, ecco, brutta parola nel trading ancora molto usata, e giocare alla fantaborsa, diciamo, ma in realtà sono soldi reali. E quindi questo approccio va poi a portare questa percentuale di trader che voi vedete nei siti dei broker, ma comunque che si sente ad alzarsi notevolmente. Provate a pensare a un professionista di un altro settore, un architetto, un avvocato, un medico, chiunque fa una professione che necessita appunto di studio nel tempo e poi anche di pratica, magari attraverso un altro studio dove si va a capire come lavora il professionista, ci vogliono anni e soprattutto poi una volta che si va a creare l'azienda, per esempio, non so, un avvocato che poi si crea il suo studio di avvocato, e ovviamente avrà bisogno anche di delle risorse economiche per partire.
Però è tutto abbastanza step by step nel tempo, negli anni. Invece nel trading adesso c'è il problema che devo stare a casa, che sono in cassa integrazione, magari ho anche pochi soldi, ah, vedo questa cosa qui perché è stata promossa magari da qualche sito in maniera non reale, e ho il sogno di dire, ah, metto lì 1000 euro e mi posso fare comunque lo stipendio a fine mese. E invece questo è proprio uno dei motivi, il primo motivo per cui, uno dei principali motivi per cui poi cosa volete che succeda? Quello lì, per chi fa le percentuali dei conti di trading, è un trader che è fallito, diciamo, brutta parola, comunque che ha perso soldi. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di niente, perché se io invece dovessi classificare i trader in un certo senso da il tipo di formazione che hanno e dall'esperienza soprattutto che hanno, sicuramente sarebbe diverso, non ci sarebbero più tutti questi conti perdenti che per appunto le percentuali sono conti saltati, diciamo, quindi trader che perdono, diciamo, dicendolo un po' così, cercate di capirmi. Quindi la cosa primaria è quella, diciamo che in linea di massima, se non volete cadere in questa percentuale abbastanza classica, la prima cosa da fare è quella di già avere un approccio al trading che non sia quello lì, non sia quello di dire, beh, adesso non ho più lavoro, piuttosto che ho comunque lavoro, ma il mio amico, oppure quella persona che conosco, oppure ho visto in internet questo qua con una strategia magica, metto lì oppure faccio girare un sistema automatico, qualche sistema, e penso di comunque cavarci fuori qualcosa a fine mese. Ecco, questo è sicuramente il primo punto dove invece si vanno a perdere soldi, cioè è abbastanza possibile. E quindi primo l'approccio. L'approccio non deve essere scommessa, l'approccio deve essere come se doveste andare a pensare che la professione del trading, del trader, ha bisogno di un certo tipo di formazione, step by step, ok? Indipendentemente dalla strategia, dalla metodologia che andate a voler applicare o dai mercati che volete utilizzare. E ovviamente, oltre a questo, che comunque va di pari passo, è l'esperienza. Io faccio coaching one to one, lo faccio da una vita, da ormai dal 2010-2011, da quando abbiamo il sito. Ho fatto anche dei corsi di gruppo, corsi un po' più generali, perché sono il primo io a dire che dopo un corso anche di una giornata e due giornate si esce con un punto di partenza magari, ma anche dopo una coaching non si può già essere trader finita la coaching e fare trading per vivere, ma quello è già un punto di partenza per capire se quella metodologia, e poi ovviamente farla diventare un po' alla volta la nostra metodologia e farsi un vestito su misura. Quindi di pari passo che cosa c'è? C'è il fatto che ci vuole esperienza. Quindi una volta che si per esempio si studia un metodo, adesso faccio l'esempio mio, una volta che una persona fa la coaching per esempio con me, la coaching lunga, la pre-session eccetera eccetera, poi noi abbiamo sviluppato per esempio il platinum. Perché? Perché il platinum è un po' come venire, no? Vai dal fabbro, no? Vai dall'avvocato, vai a imparare, no? Vai a bottega da chi le cose già le fa da tempo. Perché io ho visto che si dice che per imparare una professione ci vogliono almeno 10.000 ore, no? Di lavoro su quella, di esperienza su quella professione, 10.000 ore. Se voi fate un conto e calcolate che siete anche bravi e state sui grafici a studiare però quella metodologia, non che dopo due anni non vedete risultati o li vedete poco e cambiate, perché ogni volta che cambiate si riparte da zero. Okay. Ogni volta che cambiate ripartite da zero, non è che cambiate e quindi avete già tre anni di trading con quel tipo di metodo e poi ricambiate, si riparte da zero. Quindi una volta che capite che tipo di trading, di mercati eccetera eccetera volete fare, che metodo, seguitelo, perché 10.000 ore, stavamo dicendo, nel trading significa che se voi siete anche bravi e fate 5 ore al giorno di esperienza, studio grafico, però con un certo metodo, per 5 giorni sono 25 ore alla settimana, che
Per un mese sono circa 100 ore, per un anno sono circa 1200 ore. Fate anche 1000, perché magari non fate sempre 5 ore ogni giorno, eccetera. Sono 1000 ore all'anno in questo modo. Per 10 anni sono 10.000 ore. Quindi adesso non sto dicendo che a tutti vi ci vorranno 10 anni per fare trading in maniera professionistica, anche perché poi ci vuole anche il capitale, ovviamente, per farlo. Perché è ovvio che c'è un mese negativo, 2 mesi negativi, o comunque così non con percentuali che vi permettano di farvi uno stipendio. Il trader non ha, è un imprenditore, quindi se questo mese dal trading non riesce a far uscire i soldi per vivere, non è un problema questo. Quindi poi c'è anche il capitale, ma l'approccio deve essere questo, cioè a me serve l'esperienza, quindi tante ore, per poi farlo in maniera seria. Quindi dimenticate il corso che vi fa diventare trader o in 30 giorni, in 60 giorni divento trader. No, ci sono dei percorsi, io stesso li trasmetto e cerco noi di Air Forex, ma questo, diciamo sempre, sono dei punti di partenza. Per esempio, noi abbiamo appunto questo percorso Platinum, poi ci sono tante cose. Per cui il percorso Platino ci permette di rimanere insieme per un po' di tempo e quindi accelerare magari un pochino certe view, certi schemi mentali anche, quindi dare degli input prima e quindi velocizzare un po' come dire, il percorso, ma non si può accorciare troppo. Quindi ci vuole sempre qualche anno prima di avere quella disinvoltura e quella sensibilità che vi permetterà di fare trading in modo serio, continuativo, costante, senza avere il problema che magari dopo un periodo negativo ci si sente mentalmente giù di morale. Cioè, essere tranquilli e fare il trading di professione è un percorso e ci vogliono anni, qualche anno minimo, e come vi ho detto prima, a volte anche di più. Quindi, queste due le cose. 90% dei trader perde per questi due motivi: c'è troppa fretta e si approccia a questo grande mondo, questo bellissimo mondo degli investimenti, del trading, in maniera completamente sbagliata. Bene, se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like, campanellina, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!